Domenica 2 dicembre, la magia del Natale Più ha acceso la città della fortuna, dove una piazza gremita ha assistito al grande spettacolo che ha dato il via alle festività natalizie. Alle 18 in punto, le luci di piazza 20 settembre si sono spente e una calda atmosfera ha avvolto migliaia di fanesi e turisti che ieri pomeriggio hanno deciso di assistere all'inaugurazione ufficiale. Fare da apripista ci ha pensato il cantautore Luca Vagnini, che accompagnato dai giovani del coro Fra le note, diretto dal maestro Caselli, ha presentato alla città Il Natale sei tu, il singolo scritto appositamente per questa edizione. È un Natale che non puoi scordare, tra le mille fiabe la più bella via tu, a Natale più. Terminato il piccolo concerto, un emozionato sindaco Seri ha augurato buone feste ai presenti e ha accolto Adele, la piccola proprietaria dell'abete normandiano, un albero che dopo aver festeggiato il Natale assieme alla famiglia Taus per 3 generazioni, terminerà la sua lunga vita in piazza centrale, questa volta assieme alla grande famiglia della comunità fanese. L'abbiamo chiamato Il Natale Più. Bello è l'aggettivo giusto per quest'anno e quindi questa inaugurazione ne è la giusta partenza. Poi un ringraziamento lo faccio veramente a tutte le persone che porto nel cuore, che in questi giorni hanno lavorato con me per realizzare tutto questo. Non li nomino, ma loro sanno chi sono perché hanno lavorato tanto per realizzare questa manifestazione. Dopo la fase istituzionale, l'attrice Maria Cristina Nicolini ha dato il via all'accensione recitando la leggenda dell'albero di Natale. Un momento davvero toccante, sfociato in un crescendo di musica, suoni e luci, grazie ad oltre 30 teste rotanti, fino all'accensione delle decine di migliaia di LED sul grande abete. La magia dello spettacolo, curato da Ultrasound Eventi, è stata accompagnata dalle note di Follow Me di Andrea Bocelli, da alcune splendide fate sui trampoli e da centinaia di palloncini che hanno contribuito a rendere ancora più suggestivo l'evento, fortemente voluto dagli organizzatori, il Comune e la Proloco. Mi è piaciuto lo spettacolo? Sì, molto, è la prima volta veramente che assisto allo spettacolo dell'accensione dell'albero, sì, e mi è piaciuto molto, complimenti. Di dove siete? Bravi tutti, di Fano. Di Fano? Sì. Prima volta lo spettacolo? Sì, ma perché diciamo che non amo la confusione, però invece è stato tutto molto anche ben organizzato e molto bello. Com'è stata questa inaugurazione ufficiale? Beh dai, molto molto bella, ci è piaciuto un sacco. E lei sorride, è fantastica, quindi vi è piaciuto? Sì, molto molto. Una città così piena di gente non si era mai vista, ma non era solo la piazza, veramente tutte le vie. Ma la differenza è il calore che si è respirato, la forte emozione della inaugurazione dell'accensione, ma l'atmosfera che si respirava in tutta la città. Questa è la Fano che mi piace, questo è il Natale che ci piace, ma soprattutto è una città in festa, bella da vivere, bella da visitare, e ogni giorno che seguirà ci saranno tanti motivi per venire a fare una passeggiata a Fano. Orgoglioso, soddisfatto, ma soprattutto emozionato.